questo nuovo video. Sono nell'altra parte della stanza perché ho trovato che c'è tanta luce. Questo sole ti acceca anche la vita. Quindi oggi siamo qua per fare un altro video riguardo ai canalesi. Allora, io a San Valentino, almeno il giorno prima di San Valentino, ho pubblicato un video che riguardava l'amore, con un po' come sono le relazioni amorose in Canada. Oggi invece voglio parlarvi di come sono i canadesi, come sono veramente i canadesi e come sono i rapporti di amicizia. Siccome, cioè, non voglio dire tipo come sono veramente i canadesi, non voglio subito partire un video, questi canadesi saranno degli stronzi pazzeschi, perché siccome c'è sempre lo stereotipo che i canadesi sono tipo le persone più gentili del mondo, beh, è vero, cioè i canadesi sono delle persone deliziose, sono molto gentili. Al primo impatto, quando incontri qualcuno che non conosci, è molto facile pensare, oddio, questa persona non mi conosce neanche ed è super gentile. Mi ricordo quando ero arrivata addirittura all'università, il primo periodo, i primi giorni addirittura all'università, tipo, e l'università era così grande, io avevo tipo questa mappa per le lezioni, non capivo niente, mi ricordo che tanta gente si è fermata perché ha bisogno di aiuto, sta cercando qualcosa, cioè vi giuro io ero tipo così. Quindi diciamo che a primo impatto i canadesi sono persone gentilissime, e non solo al primo impatto, loro sono gentili in generale. Diciamo che a differenza degli italiani però, i canadesi sono, come si dice qua in Quebec, è avoir un bull. Questa cosa è tipo dans ma bulle, tu sai, cioè dans ma bulle significa appunto nella mia sfera di vetro. Praticamente i canadesi si considerano, cioè ne ho parlato anche con lui, gli ho detto sta roba di come la penso io, lui è d'accordissimo perché comunque lui è stato in Italia e ha visto come sono gli italiani, cioè ha visto com'è diversa la cosa, come le persone sono molto più solari, molto più alla mano, cioè ha trovato che gli italiani fossero molto calorose ed è verissimo. Mentre qua in Canada le persone sono gentili, però allo stesso tempo vogliono stare nella loro bolla, come dice lui. Perché? Non perché siano stronzi o altro, semplicemente fa parte della loro cultura essere più riservati, più nel loro mondo. Quindi loro sono gentilissimi, però quando devi arrivare a fare amicizia con i canadesi, e non è facile, perché in Italia comunque quando conosci qualcuno, anche all'università, mi ricordo i primi giorni di università che sono arrivata, ho fatto amicizia quasi con tutti, cioè nel senso, no, ok, sicuramente dopo questi rapporti si evolvono meglio con altre, con poche persone, però comunque i primi giorni erano ciao, come stai, dove vieni, cosa fai, bla bla. Insomma, cioè è stato molto più facile fare amicizie, comunque fare un po' di legami all'università. Mentre qua sono arrivate, tipo, ok, già all'università qua alla magistrale eravamo pochissimi e quei pochi che eravamo erano più vecchi di me, quindi diciamo che vabbè, da quel punto di vista non è facile fare amicizie con qualcuno che è più vecchio di te e che non hai tante cose in comune. Però allo stesso tempo, quando ho iniziato a lavorare, quindi lavoravo con quasi tutta gente più piccola di me, finché eravamo al lavoro amici per sempre, eccetera, ci trovavamo bene, cioè ci sono persone che comunque frequento anche adesso che mi trovo bene, ma sento che non è amicizia quella, che non c'è un rapporto del tipo che se mi succede qualcosa o se ho bisogno di parlare con qualcuno, sicuramente cioè andrei a parlare col mio ragazzo oppure scriverei ai miei amici in Italia, per dirvi. Ovviamente penso anche che quando arrivi a un'età, cioè come me, che a una certa età, quando esci un po' dalla ventina, che sai, arrivi a 21-22 anni, secondo me non sei più interessato a fare amicizia, nel senso, non perché non sei interessato a fare amicizia, ma nel senso che gli amici che hai ti bastano, cioè nel senso che sei contento con gli amici che hai. Ovviamente io ho tutti i miei amici in Italia, quindi non è facile, nel senso, se dici quando ero in Italia, quando torno in Italia ogni volta tipo vedo i miei amici, usciamo insieme, quindi mi trovo benissimo, ma quando sono in Canada, cioè non ho queste amicizie da dire oh mio Dio, ci troviamo sempre, bla bla bla. Quindi diciamo che i rapporti sono di amicizia, ma allo stesso tempo non trovo che sia amicizia vera. Poi forse magari tra loro, se si conoscono da 50 anni, magari c'è della vera amicizia, però allo stesso tempo comunque trovo che comunque in generale i loro rapporti sono abbastanza freddi, e non dico che sono freddi del tipo
Freddy, tipo che non c'è questa grande connessione del dirsi tutto, del raccontarsi ogni minima cosa, non so se mi spiego bene, diciamo. Ovviamente c'è cioè, con lui, per fortuna, cioè, ho trovato una persona che comunque è molto più calorosa e ok, è diverso magari dall'avere il ragazzo, però allo stesso tempo comunque all'inizio, quando uscivamo i primi tempi, non c'era questo distacco che ho avuto con persone con cui volevo avere solo un'amicizia, diciamo. Quindi per fortuna almeno ho trovato una persona che è solare, perché comunque cioè, sono uscita con altri canadesi e quindi so che non erano così. Però l'ho capito pian piano. All'inizio diciamo che l'avevo presa molto male, soprattutto il primo ragazzo canadese che ho avuto l'avevo presa molto male per certi comportamenti, però vivendo in Canada dopo ho capito certi comportamenti, non è detto che io li abbia perdonati, però comunque li ho capiti meglio, ho capito che fa un po' parte della loro cultura e fa parte un po' della loro persona. Quindi diciamo che non dico che mi trovo male a livello persone qua, perché come ho detto, ogni volta che voglio parlare di qualcosa, ho bisogno di qualcosa, preferisco parlare con i miei amici in Italia, e qua in Canada non posso dire di avere qualcuno di così vicino, a parte lui, non credo di avere qualcuno di così vicino da poter chiamare miglior amico o amico di cuore o roba del genere, perché comunque cioè, i miei migliori amici sono comunque in Italia e sicuramente non potrò sostituirli, perché sono amicizie di tanti anni e nonostante io non ci sia più là, so che il mio legame con loro resta comunque, nonostante non ci parliamo ogni giorno. Adesso parte le fontane di lacrime, comunque è vero, cioè i miei amici in Italia mi mancano tantissimo le persone comunque in Italia, sono un po' più solari, poi quando dobbiamo uscire, cioè è molto più facile uscire, però volevo parlare anche di questa cosa dell'uscire insieme, della facilità con la quale tu puoi uscire con le persone che conosci, con i tuoi amici. Diciamo che qua le persone sono molto più indipendenti e vanno a vivere da sole molto prima rispetto all'Italia, quindi quasi tutti gli studenti e non studenti, persone giovani, hanno un lavoro, quindi diciamo che se sei amico di uno studente che lavora eccetera eccetera, ovviamente in quel caso è molto molto più difficile riuscire a trovarvi sempre, mentre in Italia, nonostante l'università, il lavoro eccetera, magari se avevo degli amici che non lavoravano, non studiavano, riuscivamo a combinare in ogni caso, mentre qua la vita è molto più, è abbastanza più frenetica, non più frenetica nel senso che tipo sono tutti agitati, nel senso che quasi tutti gli studenti hanno un lavoro, quindi come anch'io ho studiato universitario con lavoro ed era difficile trovare del tempo libero, così anche per loro, quindi solitamente quando ti devi mettere d'accordo con le persone si dice ah, sei libero, cioè no non posso, ma io lavoro, quindi diciamo che queste cose spesso certe persone che mi piacerebbe vedere ci mettiamo d'accordo e dobbiamo pianificarlo tipo 3 settimane prima, perché spesso non gli orari non combaciano, e questo perché tanti studenti appunto lavorano anche, quindi la maggior parte di loro lavorano anche, molte persone hanno un ragazzo o un ragazzo che magari ci convivono anche, quindi è già più, non dico sia difficile uscire con le persone che hanno un ragazzo, perché dipende un po' dalla persona e come prende la sua relazione, però magari se loro convivono spesso può esserci un po' un conflitto del tipo stasera sai vorrei stare con il mio ragazzo, oppure stasera piani con il mio ragazzo, roba del genere, e quindi dipende un po' dalle persone, ovviamente non sto facendo tutto nel mio fascio, perché anch'io tipo se devo uscire con le mie amiche o lui deve uscire con i suoi amici non abbiamo mai avuto problemi del tipo fai quello che vuoi, cioè lui mi chiede sempre prima abbiamo per caso piani oppure vuoi fare qualcosa, posso, cioè stasera decido di uscire con i miei amici oppure invito qualcuno a casa, bla bla bla, quindi non è un problema questa cosa, ma per molti può essere un problema. Insomma, tutta questa bla 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 di cose che ho detto è per dire che se venite in Canada, se venite a vivere qua, se venite a studiare, se venite a fare uno scambio eccetera eccetera, vorrei solo dirvi di non prenderla male,
cioè non prendere male un po' il comportamento delle persone, perché non sono cattivi, cioè semplicemente è un loro modo di essere, loro sono fatti così, cioè mentre per noi è importante dire tanti auguri agli amici o andare a offrirgli un caffè o uscire insieme, andare a cenare o farsi addirittura i regali, da loro non è così, cioè loro non offrono niente, cioè ve lo dico subito, non aspettatevi che qualcuno vi offra qualcosa. Già un rapporto col fidanzato è difficile che il fidanzato ti offra qualcosa addirittura, ma questo dipende dai rapporti, anche lì dipende tanto dai rapporti, dipende un po' da com'è la vostra relazione, come vi abituati fin dai primi tempi e bla 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 bla. Però gli amici, cioè mentre in Italia dici vabbè andiamo a bere uno spritz, ti offro uno spritz, roba del genere, qua non troverai mai una cosa del genere. Addirittura i regali, che è una cosa che ho dimenticato ma mi sono ricordata adesso. I regali, cioè la gente non si fa i regali tra amici, e magari per molti potrà essere tipo normale, perché magari anche voi non fate i regali ai vostri amici, ma per me non è normale questa cosa, nel senso che io sono abituata comunque a fare regali, ma dico, non dico magari a tutti i amici quanto ai 1000 amici, perché comunque ho tanti amici, ma agli amici più vicini mi piace tanto fare i regali, cioè mi piace anche ricevere, però mi piace tanto fare i regali, comunque per il loro compleanno, per occasioni Natale, robe così, mi piace fare regali, perché comunque è un segno d'amicizia, è un segno che è una cosa che tu vuoi fare, perché ci tiene quella persona, vuoi dimostrarlo, mentre qua proprio no, cioè... Sì, ok, tra fidanzati si fa regali, ok, forse anche in famiglia, per dirvi, magari della famiglia, infatti una mia amica mi ha chiesto di fare un video sulla famiglia, sul loro rapporto in famiglia, e ne parlerò meglio, però anche riparlando di regali, anche in famiglia, cioè si fanno regali, ma nel senso non si uccidono nel tentare di trovare il regalo perfetto, roba del genere, cioè io non mi immaginerei mai di non poter fare un regalo a mia madre o mio padre, nonostante mi dicano sempre sei in Canada, se risparmi i soldi non inviarci regali, non ce la faccio ad arrivare al loro compleanno e non inviare qualcosa, proprio non ce la faccio. Quindi diciamo che questa cosa dei regali mi è sconvolta, perché infatti l'ho scoperto tipo l'anno scorso, a mie spese diciamo, che sono andata al compleanno di una mia amica, di una mia ex collega di lavoro, e io ho portato un regalo, perché comunque una ragazza che, cioè, ci vado d'accordo, ci vediamo comunque anche adesso, e gli ho portato un regalo, non dico di aver fatto il regalo più grande del mondo, ma comunque gli ho fatto un regalino, cioè le ho comprato un libro, un'altra cosa, e sono arrivata lì che ero l'unica che aveva portato un regalo, e ci sono rimasta un po' male. Infatti dopo ne ho parlato con un'altra ragazza e ho detto, ma scusa, ma qua è normale che la gente non porti regali? E ho detto, beh, dipende un po' dalle persone, ci sono persone che magari fanno regali, ma è molto raro che la gente faccia regali agli amici. Dico, vabbè, ma non dico che devi farlo per ogni occasione possibile, ma dico almeno per i compleanni, cioè magari ok, Natale non vuoi fare i regali, ma almeno per i compleanni, dai! Quindi sì, è una cosa un po' così, quindi l'ho trovata una cosa molto strana, perché comunque c'è i regali, sono comunque un segno, cioè un segno, oltre ad essere un segno d'amicizia, comunque un segno d'affetto, e non so come la pensate voi, fatemi sapere come la pensate voi, che magari c'è gente che non fa regali ai propri amici, però in Italia mi sembra che comunque la maggior parte della gente, almeno al miglior amico, miglior amica, fanno il regalo. Magari tra maschio e maschio, non lo so, magari non se lo fanno, non lo so, però so che i compleanni, se tu inviti delle persone, sicuramente quelle persone ti porteranno un regalo. Quindi sì, questa è una cosa un po' strana che ho scoperto, ma nel senso mi sono adattata, nel senso che al mio compleanno, quando ho fatto il compleanno non mi aspettavo niente, però alla fine comunque ho avuto delle ragazze che mi hanno portato dei regali, però non me l'aspettavo, cioè non me l'aspettavo, infatti, perché cioè, siccome loro non fanno regali, però apparentemente dipende tanto dalle persone. Quindi sì, però come già detto, se venite qua per favore, cioè non state male per la loro un po' freddezza, per modo di dire, perché comunque sono veramente persone fantastiche, sono veramente persone gentili, sono sicura che in un momento di bisogno aiutano le persone, su questo sono 100% sicura, però è vero che ci vuole tempo, non dico che sia impossibile avere delle amicizie vere qua in Canada, però molto probabilmente ci vuole tempo, devi comunque, diciamo, devi un po' prendertene cura delle amicizie qua, che sono un po' più difficili da fare all'inizio, poi magari col tempo riesci un po' a svilupparla meglio, però spesso sai, hai questa impressione all'inizio, che quando scrivi alla persona, cioè sai, quasi l'impressione di disturbarlo, roba del genere, questo è normalissimo, cioè se avete un po' questa sensazione, questa cosa è normalissima, però sì, volevo dire che appunto
Cioè, a me mancano tantissime le amicizie in Italia perché era molto facile, però allo stesso tempo so che tutte le mie amicizie che ho fatto, le amicizie che ho tuttora, sono amicizie che comunque ho fatto tanti anni fa e che sono durate nel tempo nonostante io sia partita. Nonostante tutto sicuramente si possono creare legami, nonostante tutto, perché comunque non tutte le persone sono uguali, quindi molto probabilmente dipende tanto dalle persone, magari dipende anche tanto dalle città, dipende anche da tante cose, però in generale all'inizio può essere dura, ma sicuramente dopo si possono creare delle amicizie fantastiche. Ovviamente voglio dire a tutti i miei amici in Italia che mi mancate un sacco e vi voglio un botto da bene. Grazie per tutti i prosecchi che mi avete offerto. No, vabbè, non te ne scherzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se siete tipo anche voi in altri paesi dove sia così difficile fare amicizia, nel senso più difficile rispetto all'Italia, ovviamente. Perché sicuramente se siete andate in Spagna molto probabilmente avete trovato l'Italia 2.0. Mentre se magari siete andati in altri paesi tipo Norvegia, Svezia, questi paesi un po' freddi dove la gente dice che tipo hanno il cuore di ghiaccio, fatemi sapere se anche voi avete avuto questa difficoltà nel creare legami o se invece siete riusciti, magari sono io il problema, forse è la gente che mi odia. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!